Buongiorno a tutti! Allora, in questi giorni mi stanno arrivando alcuni pacchettini. Oggi mi sono arrivati questi due e poi dopo questo video vi attaccherò anche quello con il pacchetto che riceverò a breve. Però io non resisto e voglio assolutamente aprirli subito. Allora, cominciamo da questo che è un pacco da Miniature Sweet. Ci ho fatto molte volte degli acquisti, è un negozio su Etsy e appunto ho voluto ricomprarci delle cosine e il pacchetto è abbastanza grande, alla fine avevo comprato tante cose. Loro fanno sempre queste confezioni troppo carine e adesso vediamo un pochino. Questo è un pacco che viene da Etsy appunto, o meglio, no, Etsy è un negozio tipo eBay, viene da Miniature Sweet che è in Cina, credo, però è arriva in 2 settimane, non un mese, come tutti gli altri pacchi dalla Cina. Allora, cominciamo, piano piano. Carini! Allora, adesso metto il fuoco qua davanti direttamente così vi faccio vedere tutto quanto. Allora, qui ci sono gli zuccherini che sono tipo di fimo o cose del genere, sono zuccherini finti appunto da mettere nelle creazioni con i dolcetti eccetera, visto che comunque ci vuole sempre un sacco per farli ogni volta, anche se sono cose molto semplici, ho preferito comprarli già fatti. Poi, allora, avevo comprato varie cane, quelle alla banana, e per chi non lo sa le cane sono queste fettine, che in realtà sono fatte così. Si potevano comprare o già affettate o intere. Questa l'ho comprata intera perché affettata costava tantissimo, non so perché, vabbè. Questa è la mela, poi c'è la banana, i kiwi e caramelline. E per le creazioni primo sono molto carine, ce n'erano delle altre in teoria. Quanta roba! Ecco appunto le fragoline, meno male perché le avevo finite, e le arance. E appunto, visto che sto ricominciando a fare le creazioni in film, ho comprato sia un po' di cose per quello che altre cosine, tipo queste che le ho comprate per farmi degli stampi da usare magari per la resina, e idem questo, il profumo. Volevo provare a farci uno stampo, secondo me con la resina viene una cosa bellissima, è molto molto piccolo, però secondo me viene molto bene. Poi allora ho tirato fuori già un po' di roba. Questo cos'è? A maggio 2016 hanno aperto il vero e proprio sito, non solo il negozio su Etsy, che è www.miniaturesweet.com. E niente, se vi interessa potete andare ad acquistare o su questo sito o come me su Etsy. Non lo sapevo, buono sapersi. Poi, questi sono omaggini, sono stickers credo, sì. Se mai dopo li guardiamo meglio. Ci sono un sacco di omaggi. Allora, questo è un omaggio. Tutti questi con il cosino thank you sono omaggi. Le perline, delle cane, tra cui fragola, ottimo. Delle farfalle. Vediamo se riesco a farveli vedere più da vicino. Mettiamo alla prova la fotocamera. Oh, sì, si riesce. Lime, fragola, 2 farfalle e l'ultimo è un albero di Natale. Non credo che riuscirò mai ad usare una cosa del genere, ma ci proviamo. Ragazzi, non sapete quanto sto amando la messa a fuoco manuale. So che ci sono persone che non sopportano che io parli sempre della fotocamera, ma è una cosa che, non lo so, volevo parlarne. Allora, questa è un'altra cane al limone, ma volevo trovare la cane... quell'altra, eccola, per farvi capire la differenza di dimensione. Oddio, è enorme, che bellina, mi piace. Poi ho ricomprato questi perché li avevo, ma me ne sono rimasti solo 2, quelli più grossi, e intanto alcuni, tipo, mi era rimasto questo più grosso, ma una delle 2 punte si era piegata, e poi mi fanno molto comodo anche quelli più piccoli, che non avevo più. Altri omaggini carini. Sono un cake roll di Hello Kitty, un budino di Minnie e una lampadina di Hello Kitty. Carina. Anche questo per uno stampo. Secondo me con la resina, magari con qualche colore perlato, eccetera, viene bellissimo. Ed è anche grandino, infatti mi piace molto. Poi, queste sono troppo belline. Le ho comprate, visto che non vendo più le cose. E vi ricordo che sì, non vendo più. Quando magari faccio un ciondolo in fimo e resina che mi piace particolarmente, voglio abbinarci una bella catenina, invece delle solite argento, ho comprato queste catenine che sono tipo di plastica colore pastello. Penso di aver comprato solo questi 3 colori, sì, c'era anche bianca ma non mi piaceva. Sono rimasti questi sacchetti, e adesso non sono sacchetti, sono... pacchettini di Pluriball. Ah no, sono sacchetti di Pluriball, ce la posso fare.
Allora, vediamo, qui c'è... Oh, c'è dell'altro pluriball, non ce la posso fare. Ma che cos'era? Ah, i piattini, sì, sono... Beh, effettivamente sono molto relicati, meno male che me li hanno incartati bene. Ok, allora, c'è questo bellissimo. E non so se si capisce bene, magari ve lo tiro un attimino fuori. Che è una cosa abbastanza particolare. Volevo farmici un ciondolo. Sto perdendo i pezzi. Vabbè, qui ci sono i gancini da mettere qui per attaccarlo. Si chiude, per esempio ci posso mettere, non so, un cupcake in film o qualsiasi cosa che mi piace. Ci metto un ciondolo e sembra appunto di averlo dentro un vasetto o comunque un porta cupcake, eccetera, troppo carino. E dei piattini, anche questi li ho presi perché voglio provare a farci degli stampi. Ah, ma sono di plastica, beh, tanto meglio, così sono meno fragili. Volevo provare a farci degli stampi per la resina o per il film, ma vabbè, con la resina è più facile. E sono un sacco carini, lucidissimi, quindi verranno sicuramente delle cose molto carine se riesco a farli stampi, perché volevo farli abbastanza in 3D, a parte questo che non serve, e non sarà molto facile secondo me. Questo ha queste fantasie e voilà. Poi nel prossimo, ah, qui ci sono questi glitter che, se seguite da un po' i miei video sulla resina, avete già visto una cosa del genere. Questi li ho già, ma bianchi, e avevo preso un barattolone enorme con questi, che sono quei, boh, non so come chiamarli, sembrano tipo dei ritagli di glitter, sono bellissimi, vedete, sono fatti così. Questi sono verdi, poi vabbè, ci sono uguali, ma fucsia e gialli, e anche questi sono bellissimi, li avrei presi anche di più colori, ma sarà che c'era troppa roba, ma non sono riuscita a trovarli di altri colori. Ebbene sì, ho comprato una marea di roba e adesso arriviamo all'ultimo pacchetto, che è enorme, e ci sono delle cose che sono bellissime, non vedo l'ora di usare. Anzi, magari quando guardate questo video l'ho già usate. Sto facendo sì qualche creazioncina. Oddio, quanti sono! Oh mio Dio! Allora, e alcuni volevo provare anche qui a farci gli stampi, ma non penso che ce la posso fare. Quindi, appunto, ne ho comprati tanti. Allora, in tutti i sacchettini ci sono vari tipi di bicchierini e una cane in omaggio. Penso che siano quasi tutte uguali a parte un paio di fragoline. Allora, ho comprato questo tipo di bicchiere fatto così e voglio decorarlo tipo con la panna, poi magari un gelatino in fimo, decorazioni varie, cose così. Secondo me vengono stupendi, ho già alcune idee. Adesso niente, tiro fuori un bicchierino per ogni sacchettino così ve li faccio vedere tutti. Eccoli qui, allora, li adoro. Oltre a quello che avete già visto c'è questo, che è fatto, è tipo storto, fatto a cono. Tra l'altro sono andata qualche giorno fa in una gelateria e ce l'avevano identico, vi giuro. Questo che è molto più piccolino, non so se si vede la differenza, sì. Eccolo qua. Poi questo che mi piace particolarmente perché mi ricorda proprio un milkshake come quelli dei film, eccetera. Infatti ne ho comprate due confezioni. Ah, in ogni confezione ce ne sono quattro. E quindi di questi ne ho ben otto. Poi questo... Questo è un, non lo so, sembra quasi un calice di vino enorme, quindi devo un attimo valutare cosa farci. Anche questo è molto bello, molto da milkshake americano. E vabbè, qui ci ho lasciato dentro la cane. Ed è fatto così, questo sembra quasi da sorbetto. Niente, sono bellissimi. Quindi adesso metto via tutto, la roba da miniature seat è finita e passo all'altro pacchetto. Ok, ho spostato il più possibile la roba, adesso passiamo a questo pacchettino. E vi faccio vedere cosa c'è. Vi ricordate che avevo comprato da quel negozio su Etsy questi stampi azzurri? Sono molto riconoscibili, direi. E la ragazza proprietaria del negozio, o il proprietario, penso che fosse una donna, ha visto il video, mi ha contattata, è stata molto felice che io appunto abbia apprezzato gli stampi eccetera, e mi ha proposto di fare una specie di collaborazione, e quindi vuole mandarmi ogni mese un tot di stampi da provare e recensire, e ne sono molto felice. Quindi ecco qui, questi qui li avevo scelti se non sbaglio. Oddio, no, è impossibile che io ne abbia scelti così tanti, questo video durerà 70 ore, vabbè. E poi le altre volte non so, visto che comincio a non sapere più cosa scegliere da quel negozio, forse me li farò mandare a caso. Comunque, cominciamo subito. Allora, ovviamente è al contrario. Questo è uno stampo con scritto I love dogs, molto semplice. Poi questo è troppo carino, è una specie di bacchetta con la stellina, stile quella della fata turchina, troppo bella. Poi questo non lo so... Non lo so, non si capisce.
ci farò una colata con un colore semplice per almeno capire cos'è. Poi sì, confermo, questo ad esempio non l'avevo ordinato e ho capito cos'è, è un ciuffetto di panna di quelli, avete presente quel kit cupcake con, ce la posso fare, sto cercando di mettere a fuoco, quel kit con sia la base del cupcake che la parte diciamo di pasta più questa panna. E no, sì, questo confermo che non l'avevo ordinato, quindi me l'ha messo in omaggio lei. Poi, oh, questo è bellissimo, sì, questo l'ho scelto io, è lo stampo con l'omino biscottino, spero che si vedano bene, non li sto a tirare fuori tutti perché potrei impazzire, c'è anche abbastanza casino qui da prima. Poi questo carinissimo, sì, sono, ce ne sono molti a tema natalizio, non c'entrano molto, vediamo se riesco a farvi vedere, beh, più o meno si dovrebbe vedere, comunque è un fiocco di neve. Poi, vabbè, è la sagoma di un diamante, molto carino. Un piccolo osso, oddio! Me li aspetto sempre un po' più grandi i suoi stampi. Alla fine la maggior parte sono minuscoli. Questo me l'ha dato in omaggio lei. È un cuoricino fatto tipo, vedete, con i, come se fosse a brillantini, con un fiocchetto. Oh, uno stampo grosso! Ah, sì! Questo l'avevo scelto io. È un... avete presente quei vassoi da mensa, tipo, che hanno gli scomparti? E volevo provare a farci qualcosina, non so esattamente cosa, comunque provo. Poi c'è la scritta sexy, si è staccato un coso qua. Ah, questo è troppo carino, lo proverò a fare tipo oro, bronzo. Ed è un ingranaggio, molto steampunk. Poi questo me l'ha regalato, ed è un fiorellino, sembrerebbe un fiore di ciliegio, non ne sono molto sicura. Ah, questo è un macaron, una base per macaron, una lisca di pesce. Ah, questo è simile al topino che ho preso l'altra volta, però questo è un coniglietto, che carino. Oh, questo è di un azzurro un po' più scuro, carino. Questo è un fiocco, come vedete, però cavolo, sì, si vede, è opaco, mi sa, cacchiolo, cacchiolo, questo è brutto. No, ti prego, questo mi piaceva un sacco, non può essere opaco. E invece sì, è opaco, un altro fiocco opaco. No, piango. Aspetta, che cavolo. Ok, devo capire come funziona questo stampo. Spenta la fotocamera e quindi, vabbè, lasciamo perdere. Ecco perché vedete un'inquadratura diversa. Non mi ricordo di quale stampo stavo parlando, perché in realtà è passato un giorno. Comunque, dunque, cosa c'è qui? Ah, qui c'è un cono, non si vedrà mai nella vita perché è in 3D, forse un pochino si vede. Comunque sì, un semplice cono, e me l'ha regalato appunto. Ah sì, questo l'avevo già fatto vedere, che è quel fiocco strano che non si capisce bene cos'è. Questo sembra troppo carino, è un... a parte che sembrava un po' un cocktail, però no, è un gelato visto che ha la panna, con il bicchierino, e lì c'è una... aiuto, una ciliegia, non mi veniva il nome. Poi, oddio, com'è piccola, me l'aspettavo un po' più grande questa caramellina, però è molto carina. Poi qui ci sono le altre due parti di quel cupcake di cui parlavo prima, quello che ha tipo la base, questo che è da mettere sopra, e poi c'era l'altro stampo con la panna. Li vendevo anch'io da usare col primo, quegli stampi. E questa è sempre la rosa dell'altra volta, non so perché alcuni stampi che ho già fatto vedere li ho messi qui. E niente, ora passiamo all'ultima parte del video. Ed ecco qui l'ultimo scatoloncino, piccino piccino, molto carino, che viene da Pearls & Co. Lo scrivo qui. Allora, adesso lo apro, provo a mettere la fotocamera ad aprirlo. E vabbè, qui c'è il... molto interessante, ragazzi, sì, ho comprato questo. No, allora, ci sono un sacco di cosine e adesso andiamo a vedere insieme cosa c'è. Allora, intanto tiriamo fuori... molto interessante, molto interessante. Allora, ho comprato alcuni pigmenti come quelli che ho già per la resina, anche se la maggior parte di colori un po' diversi, penso, tranne questo che è il bianco, il solito bianco, niente di che. Eccolo qui, della Pearlex, che è la stessa marca del lucido di Fimo che uso io, tra l'altro, ho notato. Niente, questo è il bianco perlato, ne ho comprati due, giusto, perché li uso tantissimo. Poi ho voluto il nero, però... mi sa che è proprio nero semplice semplice, speravo fosse nero perlato, non lo so, si chiama carbon black, boh, non lo so, non penso sia perlato purtroppo, vabbè, ho pazienza. E questo cos'è? Silver? Ah sì, l'argento, ok, è un pochino scuro quindi non capivo, comunque l'argento, che spero non sia troppo scuro, sia dalla fotocamera che dal vivo si vede che non è proprio chiaro. E questo
Questo dovrebbe essere una specie di fucsia particolarissimo, ma dalla fotocamera e anche dal vivo sembra un normalissimo fucsia, boh, speriamo. Poi ho provato a prendere questi coloranti che sono liquidi. Non ho mai provato quelli totalmente liquidi, li ho o in crema o in pigmento. Sono della Cleopatra, che è una marca di resina francese. Oddio, perché questo è aperto? Non è aperto, vabbè. E niente, li ho comprati viola, verdi e arancioni. Speravo di trovarli in più colori, ma non ce n'erano moltissimi, quindi ho preso questi. Poi vediamo, allora. Allora, c'erano vari stampi e gli unici che mi piacevano erano questi. Ma questo fiocco, che sembra quasi di carta, sembra bellissimo, anche se purtroppo sono opachi. E appunto li userò per la resina. Ah sì, su questo sito, raggiunta una certa soglia, si possono scegliere alcuni omaggi. Mi hanno dato delle tazzine con il piattino e forse qualcos'altro, ma lo vedrò dopo. Invece no, non lo vedrò dopo. Eccolo qui, cadeau surprise. E boh, sono delle perline un po' strane a forma di goccia, niente di che. Ora, aiuto, ho comprato un sacco di fimo. Visto che quello che ho comunque è veramente vecchio, secchissimo, faccio una fatica immonda a usarlo e mi passa la voglia. Allora ho deciso di comprarne un pochino nuovo. Adesso lo tiro fuori, vi faccio vedere tutti i colori. Oddio, quanti sono. Wow, non pensavo di averne preso così tanto. Allora, partiamo da questo enorme, che è quello bianco. Vabbè, quello bianco non si spreca mai alla fine, quindi ne ho comprato una quantità industriale. Questo è da 350 grammi. Poi passiamo al fimo soft. Allora, ho preso, hanno ingrandito i pacchetti, no, 57 grammi, una volta erano 56 credo, vabbè. Ho preso il caramel, penso che sia, sì, caramel 7. Poi fimo soft Sahara 70. Questi qui vanno bene per i dolcetti e tutto, infatti sapete che io faccio quasi solo dolcetti perché mi piace troppo. E fimo soft chocolate 75. Ah, ne ho presi due di chocolate. Dalla fotocamera sembra troppo scuro. E il nero, che è il 9. Poi ho preso un paio, giusto un paio di Fimo Effect. Il vaniglia, che è il 105. Questi sono Effect, non so perché li chiamano Effect, in realtà sono solo colori pastello. E il, come si chiama? Il rosa chiaro, 205. Poi il Fimo Professional, ho preso il color... cos'era? Champagne 02. Questo è il migliore per i biscotti, cioè è fantastico, il colore perfetto proprio. Poi ho voluto prendere il Fimo Kids bianco perché è morbidissimo e visto che io faccio le glasse mischiando fimo e acqua, questo essendo molto morbido si mescola molto più facilmente, così riesco a fare le glasse ancora più facilmente. E infine, visto che comunque non ho preso tutti i colori ovviamente, ho provato a prendere il Fimo Mix Quick. Non l'ho mai usato, ma è una specie di panetto che si prende tipo un pezzettino e mischiandolo dell'altro fimo si rende morbido più facilmente, così riesco ad usare anche i colori secchi che ho in casa. Mi è stato chiesto molte volte come poter migliorare i panetti secchi e questa è una soluzione, però potete tranquillamente non comprarlo questo se non ne avete voglia e potete semplicemente mischiare il fimo con l'acqua e con molta molta pazienza amalgamarlo e ritornerà morbido. Bene, allora questo video di 18 ore di acquisti, mille acquisti, finisce qui. Spero che comunque vi sia piaciuto, vi lascio tutti i link su dove ho comprato queste cose nell'info box e io vi mando un bacione. Ciao!